di questa azienda non significa nulla, nel senso che è una parola inventata. Ciò nonostante, è nota in tutto il mondo. Il 7 maggio 1946 nasce a Tokyo la Sony. Wake up! Wake up! La tua sveglia quotidiana. Una storia, un avvenimento per farti iniziare la giornata con il piede giusto. Wake up! Wake up! In collaborazione con Scavolini. Da 60 anni, la più amata dagli italiani. In realtà questo nome venne scelto nel 1955, unendo la parola latina sonus, ossia suono, quella inglese sunny e l'espressione in gergo giapponese sunny boy, ovvero giovani rampanti destinati a far carriera. Il primo prodotto marchiato Sony fu una radio a transistor, la TR-55, che fu anche la prima radio giapponese con questa caratteristica. Il Walkman, i lettori Blu-ray, la PlayStation hanno reso famosa questa azienda nel corso degli anni e per diverse fasce di utenti. Ma oltre ai prodotti tecnologici, la Sony è attiva anche nell'industria della musica, dell'intrattenimento e del cinema. Un posto nel libro dei record lo ha conquistato proprio la PlayStation nel 2019 come brand console più venduta al mondo, 450 milioni di unità. Siamo rimasti solo noi, sentimentali, a giocare a briscola? Il nome originale dell'azienda nipponica era TTK, ma veniva confuso con quello della compagnia ferroviaria TKK. E poi Sony suona molto meglio. La frase del giorno. Il Giappone è una delle mie mete preferite. Lo adoro. La gente è gentile, si aiuta e sa divertirsi. Non a caso è la patria dei videogame. Usain Bolt. Il consiglio del giorno. Le idee volano e atterrano proprio dentro casa vostra, con Scavolini, che da 60 anni ascolta i vostri desideri per creare bagni, living, cucine disegnate sulle vostre esigenze. Non è un caso che Scavolini sia la più amata dagli italiani, no?